schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi farò vedere come mettere un carro armato dentro a un qualunque garage. Ovviamente io lo metto dentro al CEU questo carro armato, questo che vedete qui in fondo, però potete metterlo in qualunque garage. Allora dovete avere la base operativa piena, un veicolo che volete sacrificare, un amico che vi passa il veicolo e vi aiuta. Allora, quando siete in questa schermata nera, dovete rimanere in questa schermata nera e il vostro amico vi deve spingere via dalla base operativa. Dopodiché scendete, premete triangolo e ovviamente per scendere vi suicidate, ragazzi, è abbastanza semplice il passo. Una volta che vi siete suicidati, andate a prendere il carro armato del vostro amico e potrete metterlo tranquillamente nella base operativa, ragazzi. Però non lo vedrete, perché nella base operativa non si vedrà, perché giustamente ha un posto specifico nella base operativa e quindi diventerà invisibile. Come vedete io sto entrando con questo carro armato stile pacchetto di Natale, e quando lo andrò a posizionare nella base operativa sarà invisibile, ragazzi. Quindi lo metteremo qui e poi lo sostituiremo in seguito con un'altra auto. Adesso io uscirò e chiamerò un'altra auto. Allora ragazzi, con questo glitch potete mettere quasi tutti i veicoli nei garage, del tipo il furgone antisommossa, del tipo non so, la base, la lanciamissili, insomma ci sono parecchi veicoli che si possono mettere in garage. Allora il jetpack, raga, non ce lo potete mettere in garage perché non diventa visibile, quindi non lo potete mettere in garage. Potete trasportare i veicoli speciali dal deposito veicoli speciali alla base operativa, ma lo trovo alquanto inutile. E invece magari questa cosa di avere il carro armato nel garage è un po', diciamo, come dire, non è utile anche questa come cosa, però è spettacolare da vedere, secondo me, no? Avere un carro armato nel garage del CEO è carino da vedere, come io l'ho messo. Poi ovviamente magari può non piacere a tutti e quindi potete metterlo come non potete metterlo. Con questo metodo potete usare qualunque, diciamo, veicolo potete mettere sia nella base operativa che nei vostri garage. Ovviamente alcuni saranno visibili, alcuni saranno invisibili, però questo dipenderà da quello che voi andrete a mettere in garage. Comunque, come ho detto ragazzi, fatto questo andrete a chiamare un'auto. Io in questo caso vado a chiamare una LG. Chiamerete un'auto, la metterete dentro la base operativa e il gioco è fatto, ragazzi. Ovviamente andrete a sostituire l'auto che starete mettendo dentro la base operativa con il carro armato, e il carro armato andrà a passare nel garage automaticamente e lì tornerà visibile, ragazzi. Vi posso garantire che sia nei garage del CEO è visibile che sia nei garage normali. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See you.